distanza di poco più di 24 ore dall'ultimo corteo, che si concluse con un blocco stradale di oltre 2 ore lunedì scorso, i cittadini del Rione Sanità, insieme all'Associazione del Territorio e ai centri sociali, non si arrendono e sono di nuovo scesi in piazza per protestare contro la chiusura dell'ospedale San Gennaro. Il corteo è cominciato alle 16.30, ma verso le 18 i manifestanti, tra cui gli aderenti a Insurgenza, l'ex OPG Isopaz, nonché gli abitanti della Rete per la Tutela della Salute Pubblica e il presidente della terza municipalità, Ippo Poggiani, hanno bloccato il traffico sul corso Amedeo di Savoia. Un manifestante è salito sul tetto di un autobus e ha acceso un forte petardo. Numerosi cassonetti della spazzatura e della raccolta differenziata hanno impedito il regolare transito dei veicoli. Purtroppo, diciamo, questo è il clima di esasperazione che è stato creato attorno alla questione del San Gennaro porta i cittadini quasi quotidianamente in piazza. C'è un problema di ordine pubblico in questo momento, nel senso che più volte a settimana i cittadini giustamente scendono per strada e protestano. L'appello è sempre lo stesso al Presidente della Regione De Luca: fermiamoci un attimo, iniziamo a ragionare insieme sul futuro del San Gennaro, rendiamo partecipi anche i cittadini su quello che deve essere messo all'interno. Una sola cosa dobbiamo però dire: l'ospedale San Gennaro in questo momento è già chiuso. Traffico in tilt per più di un'ora e blocco presidiato dalle forze di polizia. Con quella di oggi si conta la quinta manifestazione di protesta nel giro di 2 mesi e sempre più ravvicinate tra di loro, senza contare il presidio di occupazione permanente all'interno dell'ospedale San Gennaro. Vogliamo una risposta a livello di cittadinanza, perché questa regione, questa città viene speculata dai governi centrali, da amministrazioni che ci stanno rendendo la vita impossibile. Non c'è lavoro, non c'è niente, solo l'ospedale ce l'hanno tolto pure. Se stiamo morendo non sappiamo dove andare. Noi abbiamo bisogno sia per le fasce deboli di questo quartiere, sia per la presenza di questi clan che si stanno combattendo. Abbiamo bisogno anche di un presidio di legalità, che è l'ospedale, per cui non ce lo possono assolutamente chiudere.